Salve, buon pomeriggio a tutti. Ci ritroviamo qui per una nuova pillola Federcaccia. Ora parleremo un attimo della figura del cacciatore oggi in chiave moderna, ma soprattutto di quello che è il panorama italiano, anche associativo, che sta cambiando, soprattutto oggi con la nuova entrata di associazioni nuove che sono dei veri contenitori sociali, dove vedono la figura del cacciatore all'interno per la gestione di una per la biodiversità, una gestione adattativa delle varie specie. Una figura del cacciatore che è molto diversa da quella degli anni 70, dagli anni 80, un cacciatore che guarda il futuro. In questo contenitore sociale che è Cofondazione Una, Federcaccia ne fa parte all'interno con tutte le sue progettazioni. Qui abbiamo Antonella Labbate, la dottoressa Antonella Labbate, tecnico scientifico della Fondazione Una, quale ci illustrerà le varie manifestazioni, i progetti che Fondazione Una sta portando in essere e qual è il senso di Fondazione Una oggi in chiave moderna. Grazie Aldo, buonasera a tutti. Fondazione Una sta per Uomo, Natura, Ambiente. È una fondazione che ormai tutti conosciamo, che fa parte, ha una grandissima voce nel panorama venatorio e non solo, perché l'obiettivo fondante di questa fondazione è quella di riunire il mondo venatorio, agricolo, ambientalista e soprattutto di confrontarsi con il mondo accademico e con le istituzioni. Oggi vi racconto un progetto in particolare, però Fondazione Una ha diversi filoni di ricerca e diverse attività che svolge, dalla valorizzazione della filiera delle carni di selvaggina ai progetti nei parchi, quindi che vedono l'apporto tecnico operativo del mondo venatorio nei parchi, a progetti nelle scuole e non ultimo ma non per importanza sicuramente il progetto di Paladini del Territorio, che è un progetto che tende a valorizzare quello che noi cacciatori facciamo da sempre, ovvero prenderci cura per tutto l'anno, quindi anche quando non abbiamo il fucile in spalla, del territorio. Ad oggi però il progetto non prevede più l'esclusiva informazione e divulgazione delle attività legate alla cura del territorio, come pulizia dei sentieri, ripristini ambientali, riqualificazioni anche ambientali a fini faunistici, ma il paladino del territorio è il paladino della comunità, quindi il cacciatore che partecipa attivamente ad attività di volontariato, ad attività sociali. Adesso qui abbiamo Azzurra che ci racconterà le applicazioni pratiche fondamentali per mettere in campo, quindi, e per anche portare l'esempio da replicare in tante realtà d'Italia, di un cacciatore sempre più attento al sociale e soprattutto che va a coinvolgere l'intera comunità, in primis i giovani. Grazie Antonella, grazie. Questa è un po' la visione, la nuova visione che il cacciatore sta avendo sul territorio. Ed Azzurra Rosati è l'esempio lampante di quello che può essere il cacciatore e come il cacciatore rientra nella società con le varie attività. Azzurra, ci puoi dire un po' la tua esperienza con Fondazione Una e come cacciatrice e presidente di una sezione Federcaccia? Certo, grazie Aldo. Buonasera a tutti. Dunque, sul territorio del Lazio rappresento i giovani Federcaccia, le cacciatrici Federcaccia e ovviamente Federcaccia. Parto subito con dei ringraziamenti a mio avviso fondamentali a Federcaccia e Fondazione Una, perché ci seguono e sostengono per la buona riuscita delle iniziative come Paladini del Territorio, che vedono noi cacciatori protagonisti al 100% sui territori e come tassello fondamentale per la conservazione della biodiversità. Detto questo, come sezione comunale della Federcaccia siamo ormai alla quarta edizione di Paladini del Territorio e siamo orgogliosi e fieri, molto entusiasti dei risultati che stiamo riuscendo ad ottenere sia a livello con i cittadini, sociale, come diceva la dottoressa Labbate, sia a livello istituzionale, perché proprio un esempio lampante, l'anno scorso siamo stati chiamati da un sindaco di un comune vicino al nostro che ci ha chiamato sul territorio come cacciatori ad accompagnare per un loro evento una passeggiata all'interno dei boschi. Hanno chiamato noi cacciatori per accompagnare i cittadini e abbiamo avuto un bellissimo riscontro e siamo stati molto orgogliosi.
orgogliosi. Un'altra cosa che siamo stati presenti, siamo riusciti a fare tramite la conoscenza che hanno avuto le persone di noi cacciatori, siamo riusciti ad entrare nelle scuole insieme al Parco dei Monti Simbruini, in onore della giornata internazionale dell'albero, siamo entrati nelle scuole appunto per la piantumazione di alcuni alberi. E siamo molto felici di questo, e questo significa che come cacciatori tutto è possibile, il cambiamento è nelle nostre mani, basta adoperarsi e volerlo fare. Quindi, come dico sempre io, viva la caccia sempre, vi lascio una buona continuazione di questa bellissima fiera che è Caccia Village 2024, e ricordatevi di seguirci sui nostri social Facebook e Instagram. Grazie a tutti, buona serata. E proprio sulla scia di queste emozioni, di queste esperienze come quella che vi ha descritto Azzurra, che Federcaccia sta investendo nei giovani, nelle donne, ma soprattutto nella formazione. Qui abbiamo il dottore Simone Capriotti, tecnico faunistico, il quale si è masterizzato in un master in amministrazione e gestione della fauna selvatica, con una tesi specifica sulla figura del cacciatore in chiave moderna, quello che significa e quello che sarà, qual è il senso del cacciatore oggi a livello sociale e cosa può dare il cacciatore nella società. Grazie Simone. Grazie Aldo per la presentazione. Come hai perfettamente introdotto, ho deciso di intitolare la mia tesi di master Il cacciatore, un protagonista nella conservazione della biodiversità, proprio perché sono i cittadini italiani che nella ricerca pubblicata da Nomisma lo scorso anno e commissionata dalla Federazione Italiana della Caccia, presente Massimo Buoni, sono loro che ci hanno detto che il 70% della popolazione italiana ritiene che la figura del cacciatore sia una figura poco attenta e poco attiva nella conservazione della biodiversità. Pertanto io, con la mia tesi di laurea, di master, spero di aver dimostrato con i fatti l'esatto contrario, cioè che il cacciatore invece è un protagonista attivo nella conservazione della biodiversità. Chiaramente ho messo in evidenza la sinergia che c'è tra il mondo venatorio, in particolar modo di Federcaccia con Fondazione Una, sposandone i principi fondanti e aderendo al progetto Paladini del Territorio, che, su cui non mi soffermo perché Antonella e Azzurra hanno già esaustivamente spiegato la valenza e l'importanza di tale progetto. Ma viceversa vorrei menzionare altre attività in cui il cacciatore è un protagonista attivo nella conservazione della biodiversità e che spesso vengono ignorate. Basti pensare alla gestione attiva, alla conservazione e al ripristino delle aree umide in Italia, gestite dai cacciatori, che sono propedeutiche sì ad un prelievo venatorio sostenibile, ma creano habitat indispensabili per la nidificazione e per l'alimentazione di tantissime specie durante tutto il periodo dell'anno, sia cacciabili che protette. Inoltre basti pensare a progetti di reintroduzione di specie estinte in Italia, come ad esempio la starna italica. Il nostro progetto Life Perdix, di cui Federcaccia è un partner attivo, ne è una dimostrazione tangibile. Basti pensare ai milioni di euro investiti dagli ambiti territoriali di caccia e dai comprensori alpini ogni anno in miglioramenti ambientali. Miglioramenti ambientali rivolti alla conservazione della fauna e alla gestione dell'ambiente. Basti pensare agli ingenti risorse economiche, la Federazione Italiana della Caccia attraverso il proprio ufficio studi ogni anno investe in ricerca scientifica applicata alla gestione faunistica, rivolta sì ad un prelievo sostenibile delle specie oggetto di caccia, ma anche per intervenire nel migliorare gli habitat idonei alle specie. Pertanto potremmo andare avanti per ore a portare esempi tangibili, ma il tempo non ce lo permette, pertanto concludo dicendo che la percezione della figura del cacciatore moderno all'interno della società non può essere concepita come una figura non attenta e non attiva nella conservazione della biodiversità, ma viceversa. Il cacciatore moderno è un cacciatore che ha sete di conoscenza, che ha lo sguardo ben rivolto alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità. Sono elementi essenziali per la conservazione delle nostre tradizioni venatorie e della caccia stessa. Grazie Aldo. Grazie Simone, grazie a tutti gli ospiti.
Possiamo dire oggi che la figura del cacciatore è una figura multidisciplinare, infatti si guarda molto alla multidisciplinarità e un confronto tra vari aspetti anche culturali, anche di pensieri casomai opposti, confrontandosi naturalmente in una chiave che sia di una gestione attiva e sostenibile. Oggi questo è il cacciatore, questo è il futuro della caccia. Grazie mille, alla prossima.